X Factor, Mara Maionchi, Nigiotti? Non è una sfida, deve solo dare il meglio di sé foto, video. Alle idee chiare Mara Maionchi, che ha scelto i concorrenti della sua squadra, gli over, affidandosi all'istinto e al loro potenziale. Andrea Radice, Enrico Nigiotti e Lorenzo Licitra daranno indubbiamente filo da torcere agli altri team, ma una domanda su Nigiotti è stata doverosa, visto che Mara aveva già avuto modo di incontrarlo nel corso di un altro talent. Enrico, difatti, è una vecchia conoscenza degli appassionati di talenti e di programmi televisivi. Nel 2010, partecipò ad Amici e fece discutere la sua decisione di autoeliminarsi per non gareggiare contro la fidanzata di allora, Elena Damario, concorrente nella sezione ballo. Una testa calda, come ricorda Mara ai nostri microfoni, all'epoca, la Maionchi non approvò la sua decisione, ma è decisa stavolta più che mai a dare un'altra occasione al cantautore toscano. Enrico Nigiotti? Non è una sfida. Ci risponde quando le chiediamo un commento: sono i ragazzi che dovranno reagire al meglio delle loro possibilità. Nigiotti l'ho conosciuto in un altro talent. Ha avuto una posizione strana. Doveva concorrere contro la sua ragazza e lui non ha voluto. La decisione è stata azzardata secondo me, ma lui è livornese, è un po' focoso. La mia sfida è con tutti e tre, cerchiamo di vedere se si può trovare una soluzione alle loro aspettative. Per vedere cosa ci riserverà la squadra di Mara, e tutte le altre squadre, bisognerà aspettare la prima puntata dei live, in onda su Sky 1 HD a partire dal 26 ottobre, alle 21:15. Giovedì 14 dicembre ci sarà la finalissima al Mediolanum Forum di Assago. Chi vincerà, e come se la caverà Nigiotti?